Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Mari ed oggi voglio assaggiare con voi e insieme a voi le acque Vita Snella. Eccomi qui ragazzi. Allora, ho acquistato all'Ipercoop le tre acque della Vita Snella. Vi faccio vedere, questa è la depurativa. Con aloe vera ricca di vitamine B3, B6, B12 e fonte di magnesio. Questa fa parte della collezione Le Linfe di Vita Snella. Insieme a quella depurativa con aloe, ho preso anche quella con la linfa di betulla, che è quella drenante, ricca di vitamine B3, B6, B12, fonte di magnesio. E infine questa qua, che è quella che mi mette più curiosità, l'acqua senza zuccheri e senza calorie, ovviamente, con acqua di cocco reidratante. Eccola qui. E quindi adesso le assaggiamo insieme. Questa pure ricca di vitamine B3, B6, B12, fonte di magnesio e potassio. Allora, io direi di iniziare con quella che apparentemente dovrebbe essere quella più delicata, perché se vado già a bere quella un po' più forte, poi non riesco a sentire il sapore delle altre due. Quindi io direi di iniziare con quella all'aloe. Spero di fare la scelta giusta, perché in realtà non le ho mai assaggiate, quindi non ho idea di quale sia quella più delicata. Comunque, andiamo ad assaggiare questa qui con aloe vera. La assaggio direttamente dalla bottiglia perché, ragazzi, sono le mie, quindi me le berrò io durante il giorno e buonanotte al secchio. Quindi eccola qua, in acqua minerale naturale Vita Snella, senza calorie, senza zuccheri, senza conservanti e senza coloranti. Questa bottiglia contiene 50 ml di succo di aloe vera. Per provare i suoi benefici depurativi, bevine una bottiglia al giorno e consuma questo prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. E fino a qua, insomma, stiamo cercando di farlo ogni giorno, quindi andiamo ad assaggiare quest'acqua, Le Linfe di Vita Snella. Il profumo, insomma, è molto, ma molto, ma molto delicato. Wow, veramente molto buona, molto delicata. Fresca, vabbè, l'ho messa in frigo, però in ogni caso, insomma, è molto fresca, molto leggermente dolce. Vorrei capire se ci sono, guardo un po' dagli ingredienti: acqua minerale naturale, Vita Snella, succo di aloe vera 10% dal liofilizzato, acidificante, acido citrico, potassio, fosfato, magnesio carbonato, aromi, niacina, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, edulcorante e acesulfame K. Quindi c'è l'edulcorante che ci dà un po' di dolcezza alla bevanda. Devo dire che non sono molto contenta di aver trovato l'edulcorante, perché a me non piace, ma è una cosa mia personale. Però non ci sono zuccheri. Quindi l'edulcorante è un dolcificante, non zucchero, ecco, quindi non fa male come lo zucchero. Passiamo invece alla linfa Vita Snella senza zuccheri e senza calorie, drenante, con la linfa di betulla. Sono veramente curiosa di assaggiare, poi vi dirò anche qual è la mia preferita fra le tre. Questa qua, linfa di betulla, sempre al 10%. Gli altri ingredienti sono sempre quelli. E andiamo ad aprire questa bottiglia. Eccola qua. Questo profumo è molto più buono, molto più dolce. Sembra quasi fruttato. E lo assaggiamo. Questo è ancora più delicato dell'aloe vera e devo dire che mi piace un po' di più. Mi piace di più
leggermente, ma proprio un pelino più a sprognola, ma è, sapete che cosa? Quella punta veramente è e mi sembra anche un po' più fresca e più fiorata. Non so come spiegarvi, però veramente mi è piaciuta molto. Veramente molto, quindi se devo scegliere fra le due, beh, comunque andiamo avanti e proviamo l'ultima, che è questa qui, quella all'acqua di cocco. L'acqua di cocco è molto dissetante, molto infatti reidratante. Questa qua conviene berla soprattutto dopo uno sport, dopo una camminata veloce, insomma dopo qualcosa che ci ha fatto andare giù un pochettino i sali minerali. Ricca di potassio, fra l'altro, l'acqua di cocco è reidratante, sempre con vitamina B3, B6, B12, fonte di magnesio e potassio, infatti. Eccola qua, e andiamo a sentire l'odore di questa. Ragazzi, il cocco è fantastico, l'odore del cocco mi riporta indietro nell'estate. Che profumo, ragazzi! Che profumo! Questa è leggermente meno trasparente rispetto alle altre, perché comunque ha l'acqua di cocco, e assaggiamola. Wow! Wow! Niente, ragazzi, cosa vi devo dire? È veramente buonissima. Si sente il sapore del cocco, ma non è esagerato, non stufa, è veramente buona, veramente ottima, molto dissetante, leggermente acidognola, ed è ma proprio leggermente quel giusto che deve accompagnare anche la dolcezza e il sapore del cocco, quindi è veramente molto buona. Allora ragazzi, a parte il pack che è meraviglioso di queste acque, molto leggero, come vedete questa fascia che accompagna questi fianchi un pochettino affusolati, è veramente molto bella, questi colori pastello molto molto chiari. Un attimo che mi metto addosso anche l'altra, no? Mi vita snello tutta, è veramente molto bello il pack, sono molto belli anche i colori che sono stati utilizzati, il verde per l'aloe, l'azzurro per l'acqua di cocco che è più fresca, diciamo, ricorda più l'estate, e questo color salmone per la linfa di betulla. Se vi devo dare la mia preferenza fra i tre gusti, al primo posto io metto la linfa di betulla, al secondo posto ci metto il cocco, al terzo posto metto l'aloe, ma non perché l'aloe non sia buono, anzi è buonissimo, ma perché insomma il cocco è più evidente che è una cosa più piacevole da bere, si sente molto il sapore. La linfa di betulla però mi ha stupita per il sapore nuovo che non avevo mai assaggiato, e mi ha stupita molto per la freschezza e la profumazione, veramente molto buona. Se devo dirvi la verità, allora queste acque mi sono costate, io le ho prese all'Ipercop, 1,49 euro, quindi 1,50 euro di acqua vita snella, non è né tanto caro né molto economico, però devo dire che per quanto riguarda il gusto ne vale veramente la pena. Adesso io proverò a berle in questi tre giorni e poi vi faccio sapere su Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram, come mi sono trovata dal punto di vista drenante e dal punto di vista, diciamo, in tre giorni non si può capire molto, ma insomma vi faccio sapere come mi sono trovata in questi tre giorni. Adesso è tutto ragazzi, grazie per avermi seguita in questo video, spero che vi piaccia. Se questo video può essere di vostro interesse o di interesse di qualche amico o qualche amica che sta seguendo uno stile di vita sano e vuole provare queste acque, condividete questo video, veramente ne sarei veramente molto felice, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale
canale e lasciatemi un commento, così io vi lascio sempre un cuoricino e vi do le mie risposte sempre. Adesso è tutto ragazzi, grazie per avermi seguita, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!